stata tutto sommato lunga, 2 anni dettagliata con metodi classici che però vi ha portato a chiudere il cerchio o il perimetro del quadrato, come ha detto il dottor Di Bari sul caso. Assolutamente sì, i tempi in questi casi sono sempre un po' più dilatati dal momento che già i resti umani sono stati trovati a distanza di tanto tempo, a distanza di 5 anni dalla scomparsa della donna, perché erano occultati in un edificio assolutamente disadorno, abbandonato, eccetera. Ricostruire poi tutta la vicenda, già identificare il cadavere non era assolutamente facile. E quindi i tempi sono dilatati perché è stato un lavoro certosino di ricostruzione di più cerchi concentrici, si è partiti un po' più dall'esterno e quindi sentire tutte le persone che comunque interagivano con questa coppia, che era una coppia di persone invisibili, perché persone senza casa, persone che vivevano in un determinato contesto sociale. Poi piano piano c'è stato un progressivo avvicinamento alle persone più vicine alla coppia e alla ricostruzione di quello che era successo. Una donna sparita nel nulla che del tutto inaspettatamente, a dire dell'odierno arrestato, era ritornata nel paese di provenienza con giustificazioni che non avevano convinto di fatto nessuno. Avete ricostruito il contesto nel quale è avvenuto l'omicidio, cioè movente, come è accaduto, se è stata un'aggressione? Le aggressioni erano continue e quotidiane, in un contesto di maltrattamenti continuativi da parte dell'uomo nei confronti della donna e che hanno riferito tutti i testimoni. L'inchiesta ci ha vissuto molto di intuizione, le intuizioni degli investigatori sono state fondamentali nella chiusura del caso. Assolutamente sì, le intuizioni però hanno sempre trovato poi immediato riscontro investigativo. Quindi si è partiti dalle scritte che sono state trovate nell'immobile, come avete sentito, tumori qua, con scrittura vergata dall'arrestato, colui che poi è stato oggetto dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, e da lì poi una serie di accertamenti. Quindi intuizioni sì, ma che hanno trovato riscontro dalle persone, dalle dichiarazioni rese dalle persone informate sui fatti, e dall'attività di intercettazione, tutto quello che ne è derivato. Grazie. Grazie. Grazie.